Bernardino dall'altra parte del campo, 1 Franco, 2 la statunitense Kiba Phipps, 5 Cataldo, 7 Mangifesta, 9 l'ungherese Fecchete, 10 Leoni, 11 Giselle Gavio, naturalizzata brasiliana con passaporto italiano, 12 un'altra naturalizzata, la Strilic, che è la palleggiatrice di riserva della formazione di Matera, numero 13 la palleggiatrice titolare Anna Maria Marasi, l'allenatore Giorgio Barbieri, ex grande giocatore della Lubiam di Bologna e della nazionale italiana. In postazione con noi Giovenzana, allenatore dell'Isola Verde di Modena, punteggio di 2-0 a favore di Perugia, che va imbattuta con Cinzia Perona, palleggio della Marasi, l'attacco di Giselle Gavio, palleggio alla Franco che è entrata alla fine del primo set al posto di Barbara Leoni, impiegata come centrale, l'attacco ancora del limite, recupera la Mangifesta, palleggio alla Marasi, Giselle Gavio, Murata, la Fecchete, poi sbaglia ed è il terzo punto. Andiamo a vedere meglio il dettaglio dei sestetti. La statunitense Kiba Phipps gioca come schiacciatrice opposta alle palleggiatrici Anna Maria Marasi nella formazione di Matera. Giselle Gavio, Consuelo Mangifesta sono le due schiacciatrici d'ala. Ungherese Fecchete e la Franco, che ha sostituito, come ho detto, Barbara Leoni, operano come centrali. Dall'altra parte del campo Bernardino ha preferito in regia alla Cacciatori la naturalizzata Margaret Torelli, centrali Perona e Da Costa, Vera Mossa, Gwendalina Buffon e la cecoslovacca Jana Pečová, che avete appena visto in battuta, completano il sestetto umbro che ha concluso la regular season. 0 per chi batte, 3 per chi riceve. Coinvolgiamo subito Rodolfo Giovenzana. Che cosa ha determinato questo trionfo nel primo set da parte di Perugia? Due squadre indubbiamente determinate, sia il Matera che il Perugia, solo che il morale del Matera è stato minato dai troppi errori. Le due bande, sia la Kiba che la Mangifesta, anche se la Kiba viene schierata opposta, comunque gioca spesso di banda, non hanno trovato la misura giusta in attacco e quindi sono state murate ripetutamente, e oltre ad essere murate hanno sbagliato, quindi questo ha determinato il tracollo del Matera e la superiorità del primo set del Perugia. Direi che comunque dal punto di vista agonistico e di aggressività le due squadre si equivalgono. Quando una sbaglia troppo chiaramente cede dal punto di vista psicologico. Ha recuperato due punti intanto il Cagliari di Matera mentre vi parlavamo del primo set. Un errore imbattuto da parte di Gwendalina Buffon. Si riprende col punteggio di 2-3. Questa è Giselle Gavio, italiana, sorella del brasiliano Gavio Giovanni, schiacciatore del Ciarro Padova. Ha schiacciata senza forzare da parte della cecoslovacca Pečová. Vedete, palla molto staccata, non arriva a muro Paola Franco. 3-2, la Da Costa che ha deciso con dei muri vincenti la fase finale del primo set. Consuelo Mangifesta, il pallone si impenna dopo il tocco del muro. La Torelli fa contrattaccare la Pečová. Giselle Gavio, palleggio della Marasi per la Mangifesta che mette il pallone per terra. Molto determinata la schiacciatrice della nazionale italiana Consuelo Mangifesta, che però nel corso del primo set ha trovato spesso sulla sua strada il muro avversario piazzato molto bene. 2-3 Kiba Phipps. Lo scorso ha portato alla semifinale dei playoff la squadra di Ancona. Non si capiscono Torelli e Perona. 3-3 questo secondo set, che almeno nella fase iniziale è sicuramente più equilibrato rispetto al primo, che aveva visto una partenza lanciatissima della formazione di Perugia, 7-0 in suo favore. Vera Mossa non ha problemi neanche contro il muro a 2. C'era stata poi dopo nel corso del primo set una discreta reazione del Matera, ma poi è partita nuovamente formazione del limit e ha concluso 15-8. Giselle Gavio ha difeso, palleggia la Marasi per Kiba Phipps, ben piazzata Margaret Torelli, pallonetto della Mangifesta, palleggia la Pečová per Vera Mossa che chiude grandissima rapidità d'esecuzione, giocatrice alla quale vengono affidati quasi tutti i punti importanti. Margaret Torelli, la Fecchete, Marasi, non si capiscono in combinazione veloce con la Franco. Pallone torna al campo di Matera, c'è poi una invasione da parte di Vera Mossa.
un punto da recuperare per formazione del Calia. Questa è Vera Mosta, ormai ha il passaporto italiano, pur essendo sposata con l'allenatore Bernardino. Errore in battuta, il terzo della formazione materana. Vera Mosta, l'uscita decisiva del Gavio, a filo rete per la Marasi. Mangifesta tiene l'ennesimo cambio palla, c'è sempre un punto da recuperare. 3-4, mentre la nostra regista Grazia Meridurione ci fa rivedere l'ultimo cambio palla ottenuto da Matera. Matera che però continua a sbagliare battute su battute, due errori consecutivi. Cinzia Perona batte molto teso, riceve la Fips. Marasi, Giselle Gavio attacca bene in diagonale, Anna Marasi, stata la palleggiatrice titolare della nazionale nelle sue ultime apparizioni della formazione azzurra dopo la rinuncia almeno temporanea di Manu Benelli. Anna Marasi è diventata la titolare in maglia azzurra. Franco, Marasi spinge per Kiba Fips, muro può solamente toccare, ancora con Rodolfo Giovenzana. Entriamo un po' nell'idea della distribuzione che stanno operando le due alzatrici, Marasi e Torelli. Come sta andando? Direi che la Marasi ha cambiato rispetto al primo set tattica di gioco, cerca di servire molto più i primi tempi, mentre nel primo set ha servito moltissimo le bande, anche se aveva una ricezione del 72% perfetta, quindi un 72% deve dare possibilità alla palleggiatrice di creare gioco, mentre quindi nel primo set ha servito troppo le bande che non passavano. Ora cerca di variare di più il gioco e quindi mette in difficoltà l'avversario. La ricezione continua a sostenerla e quindi se continuerà a variare il gioco come sta facendo adesso metterà in difficoltà sicuramente il Perugia. Infatti la partita a questo punto è in parità sia di punteggio ma anche di valori. La battuta della Da Costa. Marasi, palla alta per la Mangifesta, forza contro il muro di Cinzia Perona, tiene l'ennesimo cambio palla di questa fase iniziale del set. 3-4 il punteggio. Sicuramente c'è almeno per ora tutto quell'equilibrio che non aveva certo contraddistinto il primo set. Ricezione fallosa di Vera Mosta che non viene fischiata dal signor Pecorella, primo arbitro. Va a protestare la Marasi, consigliata dal suo allenatore. Noi siamo qui sul primo piano di Margaret Torelli. In effetti era fallosa la ricezione di Vera Mosta. Mangifesta, controtempo contro il muro di Peciova e Perona. Ancora un cambio palla, ne ha ottenuti tanti Matera. Fatica un pochino di più a ottenere i punti. Margaret Torelli con Vera Mosta, murata alla Mangifesta. Il pallone poi viene toccato nuovamente dalle Perugine. Siamo in parità. Terzo punto per Consuelo Mangifesta. La Franco batte tesa sulla Da Costa. Peciova fa rientrare il pallone in campo, murata dalla Marasi. Palleggia la Perona per la Peciova, molto brava in lungo linea. Cambio palla, punteggio di 4-4. Ecco la Vera Mosta. Teteso mette in difficoltà la Mangifesta, chiamata la Fips da seconda linea, passa in mezzo al muro ma può ricostruire il limit. La Da Costa appoggia la Mangifesta, la Fips recupera, combinazione in veloce tra la Marasi e la Fechete, ottima la scelta di tempo dell'ungherese. Mangifesta 4-4, ancora un errore in battuta. Ecco messi già 3 in questa fase iniziale del secondo set. A Fips, palla alta per Giselle Gavio, pallone passato lateralmente all'asticella del campo in linea d'aria, dice l'arbitro.
siamo d'accordissimo. Marasio, Mangifest, la Peciova cerca un recupero difficile. Quattro a cinque. Anna Maria Marasi in battuta. Ha giocato a Modena e a Reggio Emilia prima di arrivare a Matera. Peciova difende la Mangifesta. Bagger di Veramossa. Torelli, chiamata ancora la Peciova. In due tempi Gisel Gavi riprende il suo stesso muro. Va a attaccare Kebba Fips. Veramossa. Attacco della Peciova, questa volta è buona. Ma c'è stata una infrazione a rete, è stata la Peciova, dice il secondo arbitro, il signor Panzarella, ad invadere. 5 a 5. Ancora una battuta per Anna Maria Marasi. Eccezione della Perona. Torelli, palla alta. Facile preda al muro della Fechete. La Torelli. Fechete difende bene la Marasi, la Fips. Per Gisel Gavio che mette in diagonale, pallone per terra, secondo punto per la naturalizzata Gisel Gavio, un punto di vantaggio per la Salotti Calia di Matera. Marasi, buona la battuta della Marasi proprio al limite dei 9 metri, seconda battuta vincente, 7 a 5, e forse adesso c'è stata un po' di inversione di tendenza, no? Ma indubbiamente. Guardando le percentuali del Calia Salotti Matera del primo set, abbiamo un 34% di efficacia in attacco, che è bassissimo, con un 72% in ricezione. Quindi sono due valori che sono in contraddizione, perché con una 72% di ricezione l'attacco dovrebbe essere molto più alto. Vediamo che la ricezione del Calia in questo set ha mantenuto un buon livello ed è aumentato sicuramente la percentuale d'attacco, quindi si è avvicinata al valore del Perugia per le percentuali di attacco e addirittura in questo momento le sta sorpassando. Quindi direi che in questo momento la ritrovata vena degli attaccanti del Matera fa la differenza. Rientrano in campo le due squadre che già nel corso della stagione sono ben distinte a livello internazionale. La Salotti Calia di Matera ha vinto la Coppa Confederale, che poi aveva già vinto pochi mesi prima, perché la finale della passata stagione era stata rimandata a causa della guerra del Golfo, visto che si doveva giocare in Turchia. Limite di Perugia, comportata bene, ma è stata molto sfortunata perché ha perso al tie-break a Münster la finalissima di Coppa delle Coppe. Un muro della Fechete intanto, mentre raccontavamo del recente passato a livello internazionale delle due formazioni. 8-5 Calia Matera, la Perona, Torelli. Attacco della Da Costa, questa volta è la Fechete che tocca la rete. Tre punti adesso da recuperare. La Peciova riceve la Franco, Marasi, Gisel Gavio passa tranquillamente in mezzo alle due giocatrici avversarie a muro. Vediamo la schiacciata di Gisel Gavio, poi la ricezione di Perugia. La palla alta della Torelli per la Buffone, l'ottimo muro della Franco. È stata molto efficace sia in battuta e adesso si sta distinguendo molto in attacco. La Fechete riceve male la Perona. Attacco della Buffone, parte con un attimo di ritardo la Fechete. 5 per chi batte, 9 per chi riceve. Guendalina Buffone, nata a Carrara. Arriva il sesto punto intanto per Limet di Perugia. Ancora una battuta per la Buffon. Mangifesta Marasi. Attacco di Kiba Fips. Difende bene Perugia, poi c'è il tocco della Da Costa. Marasi, palla alta per la Fips, ma è stata una invasione probabilmente di Gisel Gavio. Accorcia ulteriormente le distanze. 7 a 9, 8 a 9 adesso. La bella battuta della Buffon e l'errore in ricezione. Un Matera che gioca bene ma che non riesce a dare continuità però al suo gioco. Sì, non riesce a dare continuità. Infatti gli errori sono quelli che vanno a condizionare poi il rendimento della squadra.
rifacciamoci sempre al primo set, il Perugia ha usufruito di 5 errori avversari a punti, quindi sono troppi, sono tanti, e anche in questo set il Calia sta giocando bene, ma ogni tanto perde il contatto con il gioco proprio per gli errori. Quindi abbiamo visto adesso un'invasione e una ricezione, normalmente gli errori vengono sempre a coppie, addirittura anche a terziglie, perché la deconcentrazione che prende una squadra o un giocatore dopo l'errore è portata a pensare all'errore, invece dovrebbe pensare immediatamente alla palla successiva. L'errore che si fa troppo spesso è quello di pensare all'errore e non si è concentrati per la palla successiva, e normalmente si ricade nell'errore. Kiba Phipps intanto tenuto il cambio palla con un diagonale molto stretto che è finito praticamente dentro ai 3 metri del campo del limite. 9-8, Giselle Gavio, azione di vera mossa, tacco in pallonetto della Da Costa, giocatrice velocissima, e finta la schiacciata, appoggia un pallonetto su cui la Fechete arriva con grave ritardo. Azione di Giselle Gavio, palla alta della Marasi, mangi festa, è stato un tocco a rete, questa volta è stata la Peruna e mantiene punto di vantaggio Calia di Matera. Questo secondo set della finale di Coppa Italia, primo set è stato vinto a punteggio di 15-8 da Perugia. Vera mossa riesce a salvare, situazione difficile per Perugia, ma poi c'è il pallonetto millimetrico di Consuelo mangi festa. Quarto punto per la schiacciatrice del Calia, 10-8, con Kiva Phipps, eccezione difettosa di Perugia, attacca il pallonetto la Peciova, Marasi, seconda linea, Kiva Phipps, undicesimo punto, questa grande schiacciata da seconda linea, dove Kiva Phipps, c'è stato anche un cambio alla fine del primo set tra la Leoni e la Franco, ha dato spesso i frutti sperati. Sì, infatti un cambio che ha azzeccato, perché la Franco è stata molto efficace in battuta, è stata efficace anche a rete, a muro, e quindi ha cambiato un po' molto a quello che era la partita. Sicuramente il suo ingresso è stato molto, molto efficace, ma comunque direi che la determinazione iniziale supportata da un'efficacia migliore in attacco è l'arma vincente del Matera in questo momento. Se riusciranno a limitare quello che è il numero di errori, potranno arrivare a mettere in discussione veramente il risultato e poter vincere. È chiaro che in questo momento il Perugia sta giocando bene, sta limitando al massimo gli errori, e quindi sono due squadre che si incontreranno, se tutto andrà secondo quello che è l'immagine di questo momento della partita, andranno avanti pari, deciderà alla fine chi sbaglia meno. C'è stato, a proposito di errori, uno sbaglio della Iana Peciova, che ha dato il dodicesimo punto al Salotti Calia di Matera. Kiva Phipps, batte molto teso su Vera Mossa, Torelli, all'alta per Vera Mossa, muro della Franco. Secondo punto per Paola Franco, tredicesimo per il Salotti Calia di Matera. Kiva Phipps ancora, Vera Mossa, Torelli, palla alta per Vera Mossa, non si passa con il muro della mangifesta, ancora Vera Mossa con la Franco che riesce a toccare, palleggio di Giselle Gavio, e qui ci sarebbe da parlarne. Comunque 8-13, Marasi, attacco in veloce tra Marasi e Franco, mantiene 5 punti di vantaggio il Calia di Matera. Paola Franco, 23 anni, 1,83 m, batte troppo lungo, pallone finisce fuori, sesto errore per il Calia di Matera. Vera mossa, Gavio, la seconda linea, la Phipps, pallone intercettato solamente da Vera Mossa, riesce a riconquistare subito la battuta la formazione del Matera. Mangi festa, posizione alta della Da Costa, Torelli, la Peciova, il buon muro, palleggio di Margaret Torelli per la Buffon, approfitta di un muro non piazzato in maniera perfetta da parte di
Marasi e Fekete, partita con discreto ritardo, alzatrice del Calia, ed entra la Saporiti, che è anche il capitano della formazione di Perugia, posto di Cinzia Perona. Cinzia Saporiti, 22 anni, fuori la sua battuta. Terzo errore per Limet e punteggio sempre di 13-8 con la Marasi che va al servizio. Mossa la da Costa, murata dalla Fekete, la Fips più veloce di tutti. ...14-8 e prima palla 7 per Matera. Vera mossa, attacco della Buffon, forza sulla mano esterna di Giselle Gabio. Peciova, Fips, palleggio della Giselle Gabio, attacco della Fips, parte tardi in difesa la Saporiti. C'è la seconda possibilità per il Calia di chiudere il set in proprio favore, di ripristinare una situazione di parità. Fekete riceve la Saporiti, palla alta della Torelli per la Buffon, murata a 3, contrattacca ancora Perugia con la da Costa, combinazione di veloce dietro, doppio cambio operato da Bernardino. Entrano Valsesia e Cacciatori, vanno a riposarsi la palleggiatrice Margaret Torelli e la Peciova, quindi torna in campo la palleggiatrice titolare, o quella che almeno lo è stata la parte iniziale del campionato, Maurizia Cacciatori, figlia del grande Cacciatori del Perugia. ...9-14 intanto, mentre la Marasi riceve istruzioni dal suo allenatore. Posizione della Mangifesta è buona, la Fips, allora è toccato dal muro, precisamente dalla Valsesia. Terza palla sette con Giselle Gavio. Saporiti, Cacciatori in sospensione, trova il muro della Franco, situazione di 1-1, 15-8 Perugia, 15-9 Matera. Quarto set della finalissima di Coppa Italia tra Ivet Sirio di Perugia e Salotti Calia di Matera. Matera ha vinto anche il terzo set in 20 minuti con il punteggio di 15-6 e quindi adesso conduce per 2-7-1. Entriamo subito nel dettaglio dei sestetti mentre i due arbitri stanno facendo le ultime verifiche alla formazione. Le due squadre che sono arrivate prima e seconda nella regular season. Anna Marasi pronta alla battuta con la statunitense Kiba Phipps impegnata come schiacciatrice opposta. Giselle Gavio e Consuelo Mangifesta sono le altre schiacciatrici. La Franco e la ungherese Fekete sono mantenute dall'allenatore Giorgio Barbieri nel ruolo di schiacciatrici centrali. Dall'altra parte del campo, mentre Limet e Perugia ha ottenuto il cambio palla, in regia c'è adesso Maurizia Cacciatori e non più Margaret Torelli. Opposta la Valsesia, Perona e da Costa centrali, Vera Mossa e la Jana Peciova cecoslovacca. Sono le due schiacciatrici. 0-0 la battuta di Maurizia Cacciatori. Schiacciata della Fekete, con una mano la Marasi per Giselle Gavio. Fuori l'attacco di Giselle Gavio, con qualche protesta da parte di Matera per un tocco a muro o presunto tale di Vera Mossa. Battuta della Cacciatori, Bacher, la Marasi, Kiba Phipps murata dalla Perona, secondo punto per Limet di Perugia, la formazione che ha vinto la regular season, quarta conclusione vincente per Cinzia Perona.
nel giro della nazionale maggiore con l'avvento del nuovo allenatore Marco Aurelio Motta. Kiba Phipps, il muro riesce a smorzare l'attacco della statunitense, attacca poi vera mossa in diagonale contro il muro a 2 di Giselle Gavio e Fekete, 3-0 e partenza a razzo da parte del Limet. Ancora la battuta della Cacciatori, Amarasi riesce a palleggiare per la Phipps e trova ancora sulla sua strada le lunghe braccia ben disposte di Cinzia Peruna. 4-0, time out richiesto da Giorgio Barbieri, sempre con Rodolfo Giovenzano al nostro fianco, allenatore dell'Isola Verde di Modena. Abbiamo visto un terzo set dominato da Matera e poi un inizio quarto set e partenza a razzo del Limet. Perché cambia così spesso questa partita? Ma nel terzo set Limet era in soggezione nei confronti dei muri del Matera, infatti ha fatto tantissimi punti a muro e quindi il Perugia ha rallentato l'attacco, ha aumentato gli errori in attacco e ha reso facile la ricostruzione del Matera. Quindi il muro del Matera è stato quello che ha dato in là appunto al cambiamento di direzione. In questo momento abbiamo avuto 3 errori consecutivi in attacco della Kiba Phipps, che è l'asse portante dell'attacco del Matera, e quindi automaticamente ha preso questi 4 punti di vantaggio il Perugia. Ma comunque ritengo che sia un episodio che proprio in questo momento si è ripetuto. Se riescono a fermare la Kiba andremo al quarto e quindi andremo al tie break. Se invece la Kiba si riprende si può anche chiudere la partita con 3 set su. Si riprende 5-0, ancora il muro della Perona che ha ingaggiato questo duello con Kiba Phipps, che era stata la grande dominatrice della partita fino all'inizio del quarto set, dove ha avuto un leggero calo di tensione. Complimenti anche alla Perona per la sua ottima disposizione a muro. Attacco di Perugia, ecco Kiba Phipps. Amarasi preferisce Giselle Gavio e arriva il primo punto per la formazione di Matera. E invece l'ottavo, la brasiliana con passaporto italiano, Giselle Gavio. La Fekete batte sulla Da Costa, Cacciatori per vera mossa, è stato forse un pochino di velocità il gioco del Limet con l'ingresso di Maurizia Cacciatori. 5-1 con vera mossa, errore in battuta da parte di un'altra delle tantissime naturalizzate che affollano questo incontro. Ottavo errore in battuta per Perugia. Eccola Giselle Gavio, la sorella di Gavio Giovanni, commette un errore, è il numero 9 per quanto riguarda la formazione di Matera. 4 punti di vantaggio per Limet, Sirio Perugia. Cinzia Perona, combinazione in veloce ultimamente suggerita dalla Marasi con una mano chiusa bene dalla Franco. 4 punti da recuperare adesso per il Calia. Kiba Phipps si sposta e palleggia la Cacciatori. Jana Peciova murata dalla Marasi, può attaccare ancora Perugia con la Peciova, salta a muro la Franco che aiuta la Peciova nella conclusione della sua schiacciata. Sempre 5-1 il punteggio, situazione complessiva di 2-7-1 per Matera. Battuta della Valsesia, seconda linea chiamata alla Phipps, sembra aver superato il momento di crisi quando dalla zona 4 ha commesso tantissimi errori. Vedete, attacca come un uomo da prima e da seconda linea con uguale intensità. Errore, ricezione del Limet, ancora un punto da parte di Paola Franco alla sua quarta conclusione personale. 2-5. Cinzia Perona, Cacciatori per la Da Costa, non si capiscono in combinazione di veloce, contrattacca a Matera, la veloce della Fekete, il tocco a rete della Peciova e quindi siamo 3-5. Dopo un parziale di 5-0 per Perugia, fuori, forzando moltissimo la Franco in battuta. È il turno della cecoslovacca Peciova, che lei è giovanissima, solo 18 anni. Azione della Franco, muro della Marasi. Cacciatori fa contrattaccare, vera mossa,
manda direttamente a rete. Questa invece è Consuelo Mangifesta. Rivediamo l'errore di Vera Mossa. Poi la battuta della Mangifesta, attesa sempre sulla italo-brasiliana. A Peciova partono in ritardo in difesa Fips e Mangifesta. Anzi, più che altro è la Fips che va ad ostacolare la sua compagna di squadra. Miranda Eliani da Costa. La Mangifesta è sbagliata. Tenta poi un salvataggio disperato Mangifesta. 6-3. Ancora una battuta per la brasiliana da Costa, schiacciatrice centrale. Palla alta per Giselle Gavio, muro della Perone della Cacciatori. 7-3. Cerca di prendere il largo Perugia. Vediamo l'ultimo punto con le mani della Cacciatori. Si pongono l'attacco di Giselle Gavio. Marasi chiama la Fips da seconda linea, bravissima la Perona, che sta dominando sotto rete questo quarto set. Venuta fuori alla distanza Cinzia Perona muro. Sì, Cinzia Perona comunque direi che tutto l'arco della partita ha giocato bene a muro, ma direi che ha trovato la misura sulla Kiba Fips a muro, e quindi il Matera in questo momento sta soffrendo perché gli manca un'alternativa valida. In più il Perugia ha iniziato a ricevere, perché nel terzo set ha avuto una percentuale del 24%, ed è disastrosa una percentuale del 24%. Con il 24% non si riesce ad attaccare, non si riesce a costruire, quindi si è condannati a perdere, come in effetti è successo. Ora sta ricevendo meglio, ha trovato la misura muro sulla Kiba, e quindi sta dominando questo set 8-3. Se cambieranno queste condizioni, il Matera potrà riprendere, altrimenti si andrà al tie-break. 8-3 per Limet, la da Costa. Posizione della Franco. All'alta per Giselle Gavio, si tuffa con discreto ritardo la Valsesia. E Anna Marasi corre in battuta con 5 punti da recuperare per la sua formazione. E però è in vantaggio per 2-7-1. Posizione della Valsesia, Cacciatori. Vera mossa, il muro della Pecchetta è fuori. Era saltata bene la Pecchetta, il pallone ugualmente uscito veramente di un soffio. 8-3 Maurizia Cacciatori. Errore in ricezione il Calia con la Mangifesta. Pallone che torna nel campo delle materane e Kiba Fips gioca a tennis, mette il pallone di prima per terra. Cristina Pecchetta, 25 anni ungherese. Posizione della brasiliana Miranda. Attacco murato da Franco e Giselle Gavio. 4-8. Sono ancora inquadrata la Fechete. Posizione della Peciova, Cacciatori. Arriva Vera Mossa. Perché è ben piazzata, dal pallone alla Marasi che alza molto attaccato per Kiba Fips. Da Costa, Cacciatori. Attacco della Valsesia che non forza. Palleggio di Giselle Gavio. Arriva poi Kiba Fips, la ottima difesa di Maurizia Cacciatori. Attacco poi della Valsesia, finisce per terra. Il tutto è nato da una ottima difesa della Cacciatori. Il punteggio rimane fermo sull'8-4. Con Vera Mossa che va in battuta. Pecchetta per la Marasi, attacco di Giselle Gavio, la sorella del giocatore del Charro Padova, Gavio Giovanni. Un buono score, ha realizzato tantissimi cambi palla e 8 punti. Da Costa, Cacciatori per la Peciova, altra atleta che è andata a corrente un po' alternata in questa partita. Cinzia Perona. Giselle Gavio. La Fips non può forzare. Cacciatori. La Valsesia che forza ma trova il muro della Franco. Palla alta per la Peciova che finisce fuori.
occasione sbagliata dalla diciottenne Jana Peciova. Il turno in battuta della Franco, mentre vi ricordiamo che nella finale per il terzo e quarto posto a Teodora Messaggero di Ravenna vinto con facilità 3-0 contro il Fornacea di San Lazzaro. La squadra bolognese aveva perso ieri 3-1 in semifinale con Perugia, 3-1 aveva vinto Matera contro Ravenna. Gisel Gavio, Marasi, l'attesa per la Mangifesta, forza troppo e trova sulla sua strada la Da Costa. Bella questa immagine con Da Costa e Valsesia. 8-4. Peccato per la Marasi che sceglie la via della Fips da seconda linea. La Peciova molto brava, recupera un pallone difficile. Poi il bagger alto della Valsesia. Marasi, un veloce per la Franco. Siamo sempre sul punteggio di 4-8. A Franco. Azione di vera mossa. Cacciatori per la Da Costa, che arriva con grandissima rapidità. E siamo ancora 8-4. Ennesimo cambio palla di questa fase cruciale del quarto set. Gisel Gavio. La Fips forza molto da seconda linea. Solo Mangifesta che va in battuta, ha accusato anche un inizio di crampi, infatti il suo allenatore Giorgio Barbieri gli ha chiesto se voleva il cambio. Errore in battuta da parte della schiacciatrice della nazionale, l'undicesimo errore. Ad Acosta, azione della Mangifesta. Marasi, Gisel Gavio, murata dalla Perona che però si è infortunata alla caviglia. La Valsesia, cacciatori, ancora vera mossa, preda del muro di Fecheta e Marasi. Tacca la Peciova, si attacca fuori ma il secondo arbitro dice che è stato toccato. E quindi siamo sul punteggio di 9-4. Ancora la Da Costa, azione della Mangifesta, cerca un improbabile bilanciere Cristina Fecheta. 10-4, un po' sbagliando tutto quello che c'è da sbagliare Matera, ne approfitta Perugia. Gisel Gavio in diagonale, Marasi batte lungo sulla Da Costa, cacciatori con la Perona. Marasi chiama la Fips che trova le mani di vera mossa a muro. Poi la Fecheta recupera vera mossa, cacciatori. Ancora l'italo-brasiliana in diagonale, recupera la Mangifesta e poi attacca Gisel Gavio. Riesce a mettere il pallone in campo, in effetti è buona la schiacciata dell'italo-brasiliana. Peggio di 5-10, il gioco che si ferma perché c'è un infortunio anche alla Valsesia. Valsesia che probabilmente sarà sostituita da Gwendalina Buffon. E difatti ecco che viene effettuato il cambio su una serie più o meno grave di infortuni. Barbara Valsesia ha dei problemi ad un occhio, al suo posto è entrata Gwendalina Buffon. Poi la Mangifesta, la squadra di Matera, accusato un inizio di crampi e anche un piccolo tocco alla caviglia per Cinzia Perona, è però rimasta in campo ed ecco la impegnata e schiacciata. La Fips lascia erroneamente il pallone. 30, vediamo ancora problemi all'occhio, al viso per la Valsesia. Battuta della cacciatori, Amarasi, attacco di Kiva Fips, salta più in alto di tutte. Una serie di infortuni determinati un po' dal caso, un po' dalla stanchezza anche
Ma indubbiamente anche dalla stanchezza, ma più che altro dal caso, perché sono squadre che hanno un addestramento, un allenamento alle spalle che può permettere benissimo due incontri come quello di ieri sera e quello di stasera, quindi sono infortuni dovuti un po' al caso. Non direi che, specialmente quello della Valsesia, visto che sanguinava il naso, non ho nemmeno visto se ha preso una botta o qualcosa, ma comunque è sicuramente dovuto al caso, è una cosa fortuita. 7-10 adesso il time out è stato chiamato da Bernardino dopo due errori in attacco. Che cosa ci può riservare ancora questo finale di set? Di solito ci sono state poche rimonte in questa partita. Chi è partito in testa poi ha vinto il set. Ma io direi che ormai la partita si è stabilizzata. Chi riesce a sgombrare la mente da pensieri devianti, tipo, non so, l'ansia di vincere o la paura di perdere, è quello che potrà vincere il set e anche la partita. Quindi in questo momento dipenderà molto dalla concentrazione, quindi la squadra che riuscirà punto dopo punto a pensare esclusivamente all'attimo successivo sarà la squadra vincente. Chi invece ce la sarà a prendere dal panico, dall'ansia, appunto, come dicevo prima, sarà la squadra che subirà l'avversario. Quindi è importante adesso pensare solo esclusivamente punto dopo punto quello che bisogna fare, senza lasciando libera e sgombra la mente da qualsiasi altro pensiero. Chi riuscirà a fare questo porta a casa la coppa. Si riprende 7 per Calia di Matera, 10 per Limete Perugia, la Peciova, Cacciatori, attacco della Perona, difende la Kips, Cacciatori, attacco di Vera Mossa, muro di Kiba Phipps, finisce fuori di un soffio, è stato un gesto molto simpatico della Phipps, si è girata verso il giudice di linea quasi ad implorarlo, dammelo buono. Giselle Gavio non riesce a chiudere, Cacciatori, la Perona intercetta la Mangifesta e Palamarasi, non può schiacciare quella Mangifesta alla seconda linea, Cacciatori, murata la Perona dalla Franco e la Phipps. Siamo sempre sul punteggio di 7-10, vediamo l'ultimo muro di Kiba Phipps, 3 punti da recuperare per Matera. Giselle Gavio, vera mossa, la Perona stavolta imprendibile, vediamo la schiacciata della giocatrice che sempre ha raccontato di aver iniziato perché la sua passione era non solo la palla a volo ma in particolar modo alzatore del Custorino Piero Rebaudengo, infatti avrebbe voluto giocare sempre con il numero 6 di maglia, invece adesso gioca col numero 14 che in quel Custorino fu di Gianni Lanfranco, alternato con il 10. Attacco della Mangifesta, cerca e trova il muro e fuori. Intanto Perugia però aveva realizzato un altro punto. Mangifesta che è stata colpita un pochino dai crampi a un polpaccio destro. Cacciatori, non si capiscono, Cacciatori e Da Costa in veloce, corcia le distanze il Calia, siamo la Cacciatori, avete visto chiamata a voce lo schema alla Da Costa, forza la Phipps in difficoltà, la ricezione nel limite di Perugia, si fa sotto nuovamente la squadra di Matera, 9-11. Kiba Phipps sbaglia questa volta la ricerca, una battuta un po' troppo difficile, tesa e corta, 12° errore complessivo per il Calia. Fecchete, palla alta della Marasi, la Mangifesta arriva con un attimo di ritardo in difesa la Peciova dopo il tocco a muro della Da Costa. Siamo sempre 9-11, primo piano per Iana Peciova. La Franco, Cacciatori per la Da Costa, il pallone si impenna, lo recupera poi Giselle Gavio, corre la Marasi, attacca la Phipps, Cacciatori in combinazione di veloce con la Da Costa, tira fortissimo a filo rete, velocissima, vedete la Da Costa che sceglie sempre o quasi sempre questo schema di combinazione di veloce dietro, errore ricezione della Franco, si riallontana nuovamente Limite di Perugia, la caccia della vittoria del quarto set che le consentirebbe di arrivare al tie break decisivo. Iana Peciova, palleggio della Marasi, palla staccata per la Mangifesta, pallone fuori, non c'è stato nessun tocco,
13-9. Ancora la cecoslovacca 18enne in battuta. La Gavio in preda al panico in ricezione. 14-9. Prima palla per Limez Sirio di Perugia per arrivare al tie break di questa finalissima di Coppa Italia. La Peciova cercare la Franco, vera mossa recupera, contrattacca Perugia ancora con la D'Acosta, realizza il 15° punto, finisce 15-9 il quarto set. Tra un attimo vedremo il tie break decisivo per l'assegnazione della Coppa Italia 1992. Ed eccoci al tie break decisivo che segnerà la Coppa Italia 1992. Due set per parte, naturalmente il primo e il quarto vinto da Perugia, secondo e terzo vinto da Matera. E adesso ogni azione vale un punto, non c'è più il cambio palla. 1-0 con l'ungherese Fekete che approfitta di una ricezione sbagliata da Livet di Perugia. Con la battuta della Marasi, 1-0 Calia Matera. Tocco della Mangifetta, palleggia ancora la Marasi per Giselle Gavio, la buona difesa della D'Acosta, palla alta per Vera Mossa, 1-1, stata anche una invasione da parte della Fekete. Matera in campo con Mangifesta, Franco, Kiba Fips, Marasi in regia, Fekete e Giselle Gavio. Ecco la decisione della Franco, palla alta della Marasi per la Fips che riporta in vantaggio 2-1 Matera. Perugia che invece ha fatto rientrare la Valsesia, c'è sempre la Cacciatori in regia con Perone da Costa Centrali, Vera Mossa e Peciova schiacciatrici. Cacciatori, Muro riesce a smorzare e poi a far contrattaccare Kiba Fips, la buona difesa per il bagger della Valsesia, palleggio di Vera Mossa, schema d'incrocio con Giselle Gavio che non chiude. Cacciatori chiama la Perona che sbaglia, cerca il gioco un po' difficile a Cacciatori in un momento che era altrettanto difficile. 3-1 Matera, battuta lunga recuperata dalla D'Acosta. Vera Mossa ha realizzato entrambi i punti del Perugia, 2-3 la battuta della stessa Vera Mossa. Riceve la Mangifesta, Marasi, attacco di Kiba Fips, Murata, Marasi prova su Giselle Gavio, gira molto bene in lungolinea, 4-2. Eccola Giselle Gavio, ha realizzato 8 punti nel corso dei 4 set. La Peciova, il muro riesce a toccare l'attacco della Peciova, contrattacca Matera con la Mangifesta, Murata dalla Perona, squadre sempre a strettissimo contatto. Nettamente dentro il muro di Perugia, 3-4 a Perona, palleggio falloso da parte della Marasi, situazione di parità, 4-4 Cinzia Perona. Marasi all'alta per la Mangifesta che non riesce a chiudere. Cacciatori spinge per la Peciova, difende molto bene Giselle Gavio, l'ancora tesa per la Mangifesta, trova però sempre la strada ostruita dal muro ben piazzato. 5-4 ancora Rolfo Gianzano, abbiamo visto Barbieri che si arrabbiava per un paio di distribuzioni della Marasi, perché? Beh, si è arrabbiato perché la palla è stata attaccata da zona 4 avversaria, ha servito, è stata recuperata in difesa, ha servito la propria zona 2 con già le giocatrici piazzate appunto della zona 4 avversaria, mentre doveva aprire
in zona 4 propria, dove c'era la Kiba Fips che è l'attaccante più forte. Quindi è stata così una valutazione tattica che non ha reso. Poi è chiaro che tutto è opinabile quando succede che si perde il punto. Si riprende, adesso Perugia ha capovolto la situazione, era in svantaggio 4-2, adesso è in vantaggio 5-4. La battuta sempre nelle mani della Perona. Marazzi, schema d'incrocio, non riescono a chiudere gli attaccanti di Matera. Un pallone torna però nel loro campo, questa volta la Fips non sbaglia. 5-5, ed ecco la Kiba Fips, splendida atleta di colore, californiana di Los Angeles. Sbaglia però la battuta, la ricerca di un servizio troppo lungo e preciso. Nuovamente in vantaggio Perugia, naturalmente qui ogni errore vale doppio, inutile dirlo. La Valsesia sembra aver recuperato dall'infortunio subito nel set precedente. Amarasi si scontra con la Franco. Cacciatori, l'attacco in veloce della Da Costa, 7-5. Sta facendo nulla di eccezionale Limet, però sta approfittando dei numerosi errori. Il Calia di Matera, ancora la Valsesia, c'è il Gavio, la finta al centro, arriva la Mangifesta, 6-7 il punteggio. Solo Mangifesta è stata colpita dai crampi nel quarto set, secondo errore in battuta, ed è grave sbagliare due battute nel corso di un tie break, che sono due punti che se ne vanno direttamente. 8-6. Due battute che poi in fondo hanno fatto fino adesso la differenza. Si rischierano subito in campo le squadre con gli stessi sestetti. E naturalmente si rimettono nella stessa formazione che avevano nell'ultimo punto realizzato. L'arbitro chiede la contesa perché non è stata verificata la formazione. Adesso tutto è nuovamente pronto, signor Pecorella. Può fischiare nuovamente, 8-6 Perugia. Jana Peciova sbaglia una battuta anche Perugia. Settimo punto. Due errori in battuta in casa Matera, uno nella formazione del Perugia. Consuelo Mangifesta, 7-8. La Perona all'alta della Cacciatori, l'attacco di Veramossa. Contrattacco di Kiba Fips, imprendibile da seconda linea. 8-8. Un po' di errori da una parte e dall'altra, e adesso forse più che i numeri ci vuole la testa. Sì, ci vuole la testa, e comunque la differenza a questo punto la faranno i martelli. Non ci sarà tempo di fare tante scelte tattiche. Vedrai che la palla dalla ricezione passerà quasi automaticamente sulle bande o in zona 2, in zona 4, e i martelli saranno quelli che faranno la differenza. Quindi vedremo un gioco molto, molto più semplice, molto semplice, ma comunque per il tie break è quello che dà meno problematiche, specialmente quando si hanno dei martelli come la Kiba Fips e come la Mossa, che sono di notevole forza. Quindi si appoggeranno molto sui martelli. 8-8, si giocherà allora palla alta. Posizione della Valsesia, il pallonetto cercato ma non trovato dalla Cacciatori, il bagger della Mangifesta fa attaccare Giselle Gavio, pallone che rimane nel campo del Limet. Partita in cui non mancano i colpi di scena, con il Calia di Matera che torna in vantaggio. Posizione della Valsesia, Cacciatori, seconda linea, la Peciova, ben piazzata la Fips. Si scontrano poi Marasi e Giselle Gavio. Scaturisce così il nono punto per Perugia. Parità 9-9. Da Costa a Franco, all'attesa per il pallonetto spinto di Giselle Gavio. Palleggia la Cacciatori, tacca Veramossa, c'è l'ottimo muro di Cristina Fechete. Nuovamente in vantaggio Matera, 10-9. Vediamo l'attacco di Veramossa, è piazzata benissimo a muro Cristina Fechete.
palleggiatrice Marasi. Posizione della Valsesia è difettosa, deve correre a Cacciatori. Tacca vera mossa, non riesce a passare il suo colpo. Punteggio di 11-9. Ed è bello che, perché la pallavolo ci smentisce spesso. Adesso due errori della giocatrice più esperta, vera mossa. In effetti la previsione comunque era esatta, la palla è andata per due volte consecutive la vera mossa. Sono state palle difficili giocate da una ricezione sporca e quindi non erano molto facili. Ma la partita comunque, come dicevamo prima, sarà sempre più in mano ai martelli di terzo tempo. Quindi vediamo adesso, può darsi adesso che la Cacciatori faccia una scelta un po' più azzardata, visto che la mossa ha sbagliato consecutivamente due palle, possa servire un primo tempo. Ma siamo su un 50-50. Marasi in battuta, 11 Matera, 9 Perugia. Vera mossa, Cacciatori, gioca ancora sull'Italo brasiliana, forza sulle mani dell'ungherese Fekete. Decimo punto per limite di Perugia, 10-11. Ecco la giovane regista di Perugia in battuta, Marasi. Kiba Phipps difende bene la Da Costa, palleggia la Peciova, attacco di vera mossa e non ha bisogno di forzare per rimettere la situazione in parità, 11-11. Un po' di sufficienza in difesa per il Cagliari di Matera. Si gioca ancora, come vedete, palla alta su Kiba Phipps, come ci stava spiegando prima Rodolfo Giovenzana. Kiba Phipps è vera mossa in questo momento, sono le due grandi attrici di questa finalissima di Coppa Italia. Cacciatori, Valsesia, pallone toccato dal muro, recupera la Mangifesta, palla alta ancora per Kiba Phipps che non se la sente di forzare, fa male. C'è l'attacco della Valsesia che sbaglia, ma è molto fortunata perché il pallone tocca il nastro della rete e finisce in campo. Non ha avuto coraggio Kiba Phipps, lo ha avuto invece la Valsesia, aiutata poi anche dalla fortuna. 12-12, Mangifesta, all'alta per la Phipps, questa volta forza, 13-12, battuta nelle mani della mancina Giselle Gavio. Da Costa, Cacciatori, la Perona in veloce, mossa coraggiosa della Cacciatori, bravissima la Perona, 13-13. L'arbitro fa entrare Gwendalina Buffon al posto di Barbara Valsesia. Due giocatrici sono alternate anche nel corso del match. Andiamo a vedere gli ultimi punti che decidono la Coppa Italia Femminile 92. Giselle Gavio, Marasi, Kiba Phipps mette il pallone per terra, 14-13, e prima palla match favore di Matera, naturalmente per guadagnare qualche secondo. Effettua nuovamente al contrario il cambio l'allenatore del limite Bernardino, 14-13, prima palla che può segnare la Coppa Italia 92. Ricezione, l'attacco della Da Costa, è stata un'invasione parte del Calia, comunque il pallone aveva toccato terra. 14-14, mai come adesso vince chi ha più coraggio. Battuta della Valsesia, Marasi, pall'alta per la Mangifesta che forza e trova il 15° punto, 15-14, seconda palla match per Matera con la battuta della Franco. Atteteso su vera mossa, Cacciatori per la Da Costa, recupera la Mangifesta ma l'arbitro fischia infrazione, pallone difficile da decifrare. 15-15, Anna Peciova, la Franco, corre la Mangifesta e riesce a difendere, si lotta poi a filorete, Cacciatori con la Mangifesta al quale viene fischiata la doppia perché il primo tocco non è stato considerato muro, è giusto così, ma Mangifesta è arrabbiata per la decisione arbitrale precedente,
decisione difficile da giudicare forse o no? Ma parere mio non era fallo quel colpo difensivo della Mangifesta. Comunque lei si è lasciata condizionare dalla decisione arbitrale, ha fatto un errore pacchiano quest'ultimo, perché era una palla molto facile da gestire e evidentemente aveva la mente ancora la decisione arbitrale. Questo veramente succede molto spesso ed è l'errore più grosso che possa fare una giocatrice o un giocatore di pallavolo, pensare all'errore che è passato. Bisogna pensare esclusivamente a quello che deve venire. Si riprende e adesso la palla match è nelle mani del Limet Sirio di Perugia, 16-15. Diana Pesciova sbaglia la battuta sul 16-15, 16-16, e adesso entrambe le formazioni hanno la palla match, che come sapete il regolamento dice che bisogna arrivare a 17. 16-16, la Mangifesta, Vera Mossa, cacciatori per Vera Mossa che schiaccia in campo col punteggio di 17-16. Finisce il tie break, Perugia esulta, Matera sconfortata. La Coppa Italia 1992 è nelle mani del Limet Sirio Perugia. Grazie a voi tutti, gentili telespettatori, grazie a Rodolfo Giovenzana che ha collaborato con noi a questa telecronaca dal Palazzo dello Sport.